A Scafati si va al ballottaggio. Ci vanno Cristoforo Salvati, sostenuto da Fratelli d'Italia, Lega e Civici. Di fronte a lui ci sarà l'ingegnere Michele Russo, del centro-sinistra, che dopo un testa a testa la spunta su Fogliame, candidato di Forza Italia e delle Civiche. Sarà un singolare ballottaggio, perché di fronte ci saranno due amici che hanno avuto modo di confrontarsi professionalmente nella sua ex Agroinvest, Salvati come amministratore delegato e Russo come dirigente dell'area tecnica. Ma ecco le loro impressioni post voto. Credo che la città voglia cambiare con la mia figura, con la mia squadra. Voglio fare un appello agli elettori del centrodestra e far capire che noi siamo pronti ad aprire con loro, perché noi parliamo direttamente al popolo di centrodestra, che è stato, diciamo, per tanti anni gestito da una famiglia. Noi andiamo al popolo di centrodestra e chiediamo a loro i consensi per questo turno di ballottaggio, per riportare dignità, per portare legalità e per evitare che Scafati subisca di nuovo l'onta dello scioglimento per infiltrazione mafiosa. Noi abbiamo fatto una grande battaglia, perché anche se attaccati sul piano personale, siamo andati sempre sui contenuti, abbiamo scritto un programma insieme alle mie liste. Credo che la città appunto voglia questo, cioè dare risposta ai problemi, e quindi credo che noi siamo sicuramente avanti anche nei confronti ovviamente dell'antagonista del centro-sinistra. Come abbiamo parlato al primo turno, parleremo alla città, alla sua grande sofferenza, parleremo ovviamente al grande disagio provocato da chi non ha saputo amministrare, e credo che la città, al di là dell'ideologia, ci ascolterà come ci ha ascoltato al primo turno. Abbiamo raggiunto un risultato importante che alla vigilia non era affatto scontato. E del resto la mia campagna elettorale è stata breve, io non stavo preparando candidatura, liste da molto tempo. Devo dire però che è stato fatto un buon lavoro, anche grazie a chi ha costruito questa coalizione. Sicuramente è stato già appunto un grande risultato, ma non possiamo fermarci, e da questo punto di vista quindi il nostro lavoro proseguirà e proseguirà per tentare la massima unità possibile. Cercheremo l'unità, cercheremo alleanze con le persone, con le liste che non sono state con noi al primo turno. Parleremo anche ai cittadini, direttamente ai cittadini, e chiederemo il voto a quella parte di città che nel primo turno non ci ha votato. In queste settimane che ho percorso la città in lungo e largo ho riscontrato un desiderio di normalità e una grande maturità e consapevolezza da parte dei cittadini, i quali non chiedono miracoli, non chiedono promesse mirabolanti, chiedono innanzitutto il ripristino di una sana vivibilità, della pulizia, del decoro, della pubblica illuminazione, cose ordinarie. E poi ovviamente potremo cominciare a pensare anche alla Scafati del futuro, riprogettare con anche i fondi che sono a disposizione, che sono anche in misura cospicua, sia i fondi PICS sia i fondi retrospettivi, parliamo di oltre 20 milioni di euro, parliamo dei 7 milioni di finanziamento per il PIP già accordati. Quindi da un lato dobbiamo pensare alla normalità, da un altro lato dobbiamo immaginare la Scafati del futuro, che è una Scafati che sicuramente può esprimere tante potenzialità che in questo momento sono sopite. Il messaggio è che questa città può riprendersi, ha tutte le potenzialità per farlo. Ho trovato persone un po' sfiduciate, ho trovato persone che sono venute ad abitare da fuori negli anni 90, che mi dicevano: quando siamo venuti Scafati era una città tra le più vivibili, tra le migliori, adesso pensiamo di andare via. Noi punteremo a recuperare la voglia di stare in città di queste persone, punteremo a recuperare l'orgoglio anche degli scafatesi di sentirsi tali, e punteremo a far rivivere una città che effettivamente è anche un po' spenta.